Consigliere Formenti, oggi è stata approvata una legge in materia di cooperazione con la Svizzera, in particolar modo con il Canton Ticino, il Canton Vallese e la Fondazione per la Cultura Pro Elvezia. Esattamente in che termini ci sarà questa collaborazione? Allora, partiamo dal dire che questa cooperazione culturale, che è un progetto di legge che fa un passo avanti nei rapporti e scambi culturali tra la Lombardia e la Confederazione Elvetica. Questa legge è stata approvata all'unanimità, è opportuno sottolinearla, e questa legge è stata anche finanziata per un importo di 71.000 euro. Gli obiettivi sono principali, naturalmente, sono tre. Il primo obiettivo è il cosiddetto laboratorio creativo, che non è altro che l'incentivazione della nascita di partenariati culturali trasfrontalieri. La seconda, che viene chiamata anche scambio di residenza, tende a favorire la mobilità degli artisti nel confronto e nel comparto delle arti visive e quelle sceniche. Il terzo obiettivo è la sperimentazione di misure di collaborazione fra le istituzioni coinvolte nei progetti. È una legge che è stata ricercata dall'assessorato, ma anche dalla commissione di cui sono presidente, e che ha avuto oggi questo esito positivo con un voto favorevole di tutti i consiglieri che rappresentano questo consiglio. Si può già dire anche quando partiranno questi scambi? Io penso nel breve tempo, sicuramente questi scambi sono di per sé già partiti, attendevano semplicemente per essere poi ufficializzati l'approvazione di questa legge.